il mirino della settimana, eccolo qui proprio con tempismo perfetto. Vonovia, ex Deutsche Annington, una società immobiliare tedesca che fa parte dell'indice DAX 30. Allora, perché questo titolo? Doppio motivo, ovviamente il primo, come sempre, in base al mio lavoro per analisi tecnica, quindi price action, studio del grafico, e il secondo sostanzialmente perché è un titolo primario nel suo settore, quindi nel settore immobiliare, e il settore immobiliare è un settore che ciclicamente ha perso molto negli ultimi anni, quindi la fase che ci aspetta potrebbe invece riportare in voga, potrebbe far tornare a rialzo i prezzi degli immobili, e quindi Vonovia anch'esso ha pagato moltissimo nel corso degli ultimi 2 anni, scendendo tantissimo. Titolo comunque solido, quotato al DAX, e per cui insomma credo che potrebbe effettivamente adesso, dopo una lunga discesa, essere prossimo a un livello nel quale la ripresa del settore immobiliare potrebbe dare un spunto rialzista ai prezzi di Vonovia, che possiamo, se sei d'accordo, cominciare a Sì, vedere con il abbiamo due primo. grafici weekly, partiamo dal primo grafico settimanale, eccolo qui, e andiamo a spiegare meglio e graficamente quello che vediamo. Sì, vediamo sostanzialmente come da metà del 2020 i prezzi fossero sopra i 60 euro e da lì abbiano imboccato un downtrend che aveva un primo supporto molto importante in area 36 euro, che a inizio di quest'anno è stato bucato, poi aveva un altro supporto altrettanto importante in area 29-30 euro, e per ora sembra anch'esso essere perso, anche se siamo sostanzialmente pochissimo al di sotto. E quindi la nostra occasione da mettere nella nostra personale watchlist è l'area dei 25 euro, quindi un livello importante, essendo, possiamo dire, una cifra tonda. È un livello che vediamo nella parte sinistra del grafico. Nel 2015, nel 2016 aveva dato il là alla partenza rialzista, quindi potrebbe essere un'area supportiva che si dice il grafico a memoria, quindi che gli investitori potrebbero utilizzare per cominciare ad accumulare, e sarebbe peraltro comprare Vonovia a sconto, perché da 60 e passa euro comprarlo a 25 vorrebbe dire comprarlo quasi con un 70% di sconto, quindi un titolo solido pagato veramente poco, e quindi Sì. secondo me interessante. E tale livello anche nel grafico successivo possiamo andare a vedere. Qui abbiamo Sì, utilizzato cambiamo grafico grazie alla regia, togliamo questo così vediamo un altro grafico settimanale, ma appunto dicevi si sì, vede un lavora altro più in maniera livello. differente, perché Ok. sull'altro grafico settimanale siamo andati a inserire la griglia di Fibonacci, che ci va a indicare come dai massimi fino ad area 48 euro, quindi a inizio 2021, si fosse formato già un minimo importante. Da lì il minimo successivo, quello a inizio del 2020, ad area 39,50, e poi l'estensione successiva, quindi il successivo livello aureo, quindi il 618, che è il livello aureo di Fibonacci. Il vero lavoro su Fibonacci si fa sui livelli aurei, quindi da 0 a 100, poi 1,618, 2,618 in estensione. In questo caso il 2,618 va anch'esso a coincidere perfettamente con l'area supportiva dei 25 euro. E siccome tante volte chiedono: ma perché Fibonacci spesso funziona, o le bande di Bollinger funzionano? Perché sono dei livelli che molti trader e investitori comunque tengono sott'occhio, e sono dei livelli dove spesso proprio molti cominciano ad accumulare, e quindi poi da lì si crea un fondo. E in questo caso il fondo ai 25 euro corrisponde con un livello importantissimo in estensione ribassista di Fibonacci, che conferma proprio precisamente quel livello supportivo. Ok, allora Vonovia entra a far parte della watchlist del titolo del mirino sulle fonti TV con Enrico Gen. Naturalmente per vedere il pacchetto completo, insomma, rivolgetevi a Enrico e potrete anche vedere come sono andati effettivamente i titoli che presentiamo. Quindi Vonovia è il titolo nel mirino della settimana.